La mostra di Daniel Frota è la quinta mostra che la Fondazione San Rettore Rebaudengo fa in collaborazione con l'École Nationale des Beaux-Arts di Lione, e con la quale abbiamo occasione ogni anno di collaborare per presentare per la prima volta in uno spazio istituzionale uno degli artisti che hanno partecipato al Post Diplom, questo corso che l'ENSBA organizza per artisti che hanno finito l'Accademia e che hanno la possibilità di stare per un anno a Lione. L'Accademia mette a loro disposizione uno studio e un appartamento in cui studiare. Come ogni anno sono andato a incontrare gli artisti partecipanti a questo progetto e ho scelto di lavorare con Daniel Frota, che presenta per la prima volta nella sua carriera in uno spazio istituzionale un nucleo di suoi lavori. Insieme con Daniel abbiamo deciso di costruire un percorso attorno all'ultimo anno e mezzo di lavori prodotti, e in particolar modo in questa mostra vengono presentati anche dei lavori prodotti appositamente per il progetto alla Fondazione San Rettore Rebaudengo. Quindi sia il video Sol Preto che l'installazione che prende l'avvio da queste forme dell'architetto italo-brasiliano Lina Bobardi sono presentate per la prima volta qui negli spazi della Fondazione. I guess the connection of the works are related to the idea of belief, or at least how can let's say a contemporary mind are not really able to believe in things anymore, and for that we use different sets of belief systems and ideologies, like the modernism, and you have like the religious and the scientific discourse and the video, and you have architecture in the tension between something that is made to last, which is the constructions, and what happened when architecture becomes the expression of an ideology that it's fading away. And so that's how I engage with modernism, and these sculptures are pieces of found materials and materials with had this sense of waste and debris, and they are using the vocabulary of geometry and transparency of the modernist buildings, so they are somewhere between models and diagrams. And this, I guess, the title of the show, it's quite says a lot about this process of dialogue. It's called the Realis Mood, which is a term from English linguistics. English because it's been the language that I'm using to think over the last 4 years since I'm away in Brazil. And it's a set of verbal modes that allows the speaker to think about something that is not verified or hypothesis, and I guess in Italian would be something similar to the periodo ipotetico. And I use that as a tool to write the questions that this show is trying to address, and also trying to use this mode of the way of thinking the show.